Buongiorno, oggi è mercoledì, sono le 7 e siamo a piedi perché Marco fa la mattina, però c'è bel tempo, quindi tutto ok. Stamattina lavoro da quelli delle persiane, quindi una cosa abbastanza tranquilla. Quindi come al solito mi preparo e accompagno Francesco a scuola, quindi ci vediamo dopo. Ok, ho accompagnato Francesco a scuola. Devo dire che tra le due, ovvero accompagnarlo o andarlo a riprendere, preferisco accompagnarlo che almeno c'è più fresco la mattina. Quando lo devo andare a prendere all'una o alle due, che c'è quel sole che picchia duro, è più tosta. Comunque, oh, c'è un piccione sul cornicione. Eccolo lì. Comunque, dicevo, mi faccio subito il caffè, mi vado a cambiare. Mi faccio il caffè, poi do una pulita alla casa. E poi vado al lavoro. Allora, me la sto prendendo troppo comoda stamattina, mannaggia. Sono già le 9 e 9. No, vabbè, ma io veramente non è possibile. Le 9 e 9 minuti. Ho preso il caffè, poi mi ero messa a rispondere ai vostri commenti e niente, il tempo è scorso. È scorso. È passato. Il tempo è passato. Senza rendermene conto. E non ho nemmeno finito di rispondere ai commenti. Vabbè. Devo fermarmi, devo attivarmi, sennò stamattina veramente non combino niente. Vorrei anche cambiare le lenzuola, quindi metto un po' di musica qui alla televisione e partiamo in quarta, o almeno proviamoci. In realtà il mio mood in questo momento è come quello di Olaf. Olè, ce l'abbiamo fatta! Sono le 11:10, miseriaccia. Oh, per un minuto non ho beccato le 11:11 stavolta. Ho fatto tutto e il piccione sente la mia voce, arriva tipo Olaf. Ecco, le 11:11, vabbè. Lo faccio vedere, magari vi porta fortuna. E aspetto un attimo che si asciughi il pavimento, metto le scarpe e andiamo. Fortunatamente, come penso di avervi detto prima, scusate, non me lo ricordo, ma oggi Francesco esce alle 2:10, quindi comunque tutto il tempo, per quello ho approfittato per pulire bene tutto. Ho cambiato tutte le lenzuola, poi quelle di Francesco mi portano via un sacco di tempo, sali e scendi a quella scaletta, è scomodissimo da rifare il suo letto. Mi ha appena scritto Marco perché gli avevo scritto devo andare, che palle. E lui mi ha scritto baci venerdì. No, non esiste. Non lo farò mai più, no, mai più, mai dire mai nella vita. Mai più no, magari ricapiterà. Se mi serve il mercoledì libero, ma se posso evitare, evito. Anche se ci sto un'oretta e mezza o due, insomma, per l'una sono a casa, ho anche il tempo di mangiare prima che torni Francesco. Avrei voluto montare il video, ma mi sono dedicata alle pulizie, quindi niente, il video lo farò oggi pomeriggio. Dormire. Che state combinando? Che hai combinato? Eh? Cos'era quel rumore? Comunque mi è venuta l'herpes. Aia! Mi è venuta l'herpes anche di qua. Così sto per diventare Joker praticamente. No, mi riempi di peli, mi riempi di peli. Ok, sono arrivata. Spero di riuscire a fare in un'oretta. C'è da fare anche i vetri qua. Vabbè, vediamo cosa riesco a fare. Un'ora e mezza massimo. Mi do un'ora e mezza di tempo, vediamo cosa riesco a fare. Ho finito praticamente oggi. Ho dato una passata ai vetri, quelli al piano di sotto. La prossima volta poi faccio quelli al piano di sopra. Ho dato una ripassata veloce a tutte le persiane. È una cosa che faccio spesso, proprio per poterle fare velocemente tutte le volte, perché appena vedo che iniziano a sporcarsi le ripasso, perché so che ci tengono molto alle persiane. Non per niente si chiamano quelli delle persiane. Che all'inizio, quando sono venuta a lavorare qua, la primissima cosa che ho dovuto fare sono state le persiane, che erano in condizioni veramente pietose, devo dire. Quindi ora cerco di mantenerle pulite. Quindi appunto la sono passata a tutte le persiane.
Ho dato una spazzata a tutti i terrazzi, però non li ho lavati questa volta. E poi ho passato lo Swiffer sul pavimento. E ok, per oggi direi che basta. Quindi andiamo a casa. Allora, sono tornata. Ho bevuto un po' d'acqua, ora vado subito a portare giù i cani perché c'è la Lola che mi sta chiaramente chiedendo di uscire. Quindi vuol dire che ha mal di pancia e vuole mangiare l'erba perché lei non lo chiede mai di uscire. Se lo chiede, vuol dire che ha mal di pancia, amore. Quindi sì. Sì, andiamo. Oh, poi sto mangiando, proprio ora si devo mettere a mangiare. Un attimo, facciamo mangiare due croccantini. Hai finito? A posto? Dai. La piange addirittura. Stiamo andando, stai calmo. Sta già mangiando l'erba, amore. Ok, cani portati. Allora si è fatta una bella scorpacciata di erba. Oh, sei tranquilla ora, stai meglio, eh? Ah, avevi mal di pancia, povera Lolina. Sì, arrivano tutti. Comunque, in tutto ciò è l'una. Diciamo, come ti sei messa? Io a questo punto mi farei un po' di insalata. Se riuscissi anche a fare la doccia prima che torni Francesco, sarebbe il top. Eccoci qua, insalata, un po' di Emmental crostini condita con salsa yogurt. Allora, abbiamo recuperato Franci da scuola, ora vado a vedere una puntata di One Piece, Marco è andato a dormire, non mi ricordo se l'avevo già detto, ma oggi alle 18 abbiamo la fisioterapia, quindi dopo comunque mi do una sistemata, così mentre Francesco fa fisioterapia invece di tornare a casa. Andiamo in quel bar dove siamo stati lunedì quando era dalla psicologa. Abbiamo fatto l'aperitivo lì, abbiamo speso 10 euro, c'è un sacco di roba buona e tra l'altro loro sono state veramente gentilissime e carinissime, il che ti invoglia a tornare. Questo posto, come vi dicevo, non ci andavamo da 12 anni, non perché chissà quale motivo, ma prima abitavamo in quella zona, quindi capitava di andarci a fare colazione, ok? Poi ci siamo spostati di zona e là non ci siamo più andati, sostanzialmente. Allora mi sono data una sistemata. Scusate la luce che non c'è perché c'è il tapparello abbassato. Oh, dietro l'altro si vede un po' il riflesso qui dei LED blu. Che bello! Comunque, tra poco inizierò a montare il video per domani. Prima, però, vi faccio vedere una mini haul di Shein perché ho fatto un ordine e lo hanno diviso in due pacchi, quindi è arrivato il primo pacco, c'è giusto tre cose dentro, ma ve le faccio vedere. Anche perché tra le cose ci sono i cassetti per il mobiletto nel corridoio, quindi voglio poi metterli e sistemare un po' di cose, magari non oggi, ma domani se ce la faccio. Oltretutto, ho preso sei cassetti in modo da finire il mobiletto e ne hanno mandati tre in questo pacco e tre nell'altro pacco. Ecco qua i pacchettini. Quindi, come vi dicevo, ci sono i tre cassetti da mettere lì al mobiletto. Non sto neanche ad aprirli perché già li avete visti. Poi ho preso un ombrellino che spero sia più piccolo di quello che ho già. Un ombrellino di pizzo praticamente identico a quello che avevo, ma dovrebbe essere più piccolo. Spero. Sì, non è più piccolo, dai. Perché l'altro è veramente grande quanto un ombrello normale, quindi è ingombrante, è scomodo, insomma, da tenere. Sì, che carino, molto piccolo questo. Guardate, guardate che carino, piccolo piccolo. Ecco, molto meglio perché veramente quell'altro è un ombrellone, non è un ombrello. Ed è praticamente identico. Ho pagato solo 5 euro questo qui. Ultima cosa di questo fatto è un'altra gonnellina. Sono
cercando ancora di trovare una gonna che sia più simile possibile a quella che metto più spesso in assoluto, con la quale proprio mi sento a mio agio, di lunghezza, di forma, di tutto, che però magari sia anche un pochino più fresca, perché quella che ho è un po' pesantina. E questa mi sembrava simile, però ovviamente finché non la provo e la sento addosso, vedo come mi sta, non si capisce se effettivamente. A vederla così sembra molto simile. Anche questa, sti cavolo di cosi che io comunque, se mi sta bene e la tengo, li taglio perché sto fiocco qui davanti mi dà fastidio. E basta, queste erano le tre cose. Vado subito a montare il video, se no non finisco più. Sono venuta a mettere a posto l'ombrellino e volevo farvi vedere effettivamente la differenza. È il figlioletto praticamente. Eccoci qua, aperitivino, birretta e tante cosine buone da mangiare. Questa che sarà? Pargono fatica, poverino. Poverino. Questa è una torta tipo con la frittata dentro, credo. Risotto con la zucca, fagioli, pizzetta, patatine. E questo cos'è? Non è buono. Anche per me. La crocchettina con le zucchine, qualcosa del genere. Ah, te lo dico. Siamo tornati dalla fisioterapia. Pensavo, amore mia. Ora vado a mettere il pigiama e preparo qualcosa da mangiare. Amore. C'è anche la pezza. Fammi salutare anche la pezza. Siete bellissimi. Tutti bellissimi. Questa è la mia cena. Ceci e crostini. Olaf, la pepper è già qua, ecco Olaf, no, c'è un po' quello collare tutto all'indietro, ma cosa hai combinato? Ma guardatelo, no, guardalo subito agli attrezzi. Ah, però vi ho detto a quando ci hanno rimandato l'appuntamento dal veterinario, praticamente ce l'hanno dato per lunedì. Ho già avviato la lavastoviglie, però devo ancora pulire la cucina. Anche stasera non credo che riuscirò a montare il video. E niente, anche per oggi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.